C'è ancora gente qua. Allora volevamo ringraziarvi per la partecipazione di tutti voi a questo quarto incontro che Porto Remedio organizza ogni anno presso il nostro ospedale. Sono degli incontri molto particolari perché noi facciamo questo mestiere, quindi ci teniamo ad aggiornarvi su tutte le nuove metodiche e tecniche che si portano avanti ogni anno. Quindi è un incontro che ci piacerebbe fare e continuare per i prossimi anni, vedremo come andranno le cose. Beh, adesso parlerà, presenterà, vuol dire qualcosa? Dottore, lei vi dice qualche cosa su questo? Innanzitutto ringrazio tutti perché di sabato, insomma, quindi l'argomento è abbastanza interessante. Quello che riguarderà, insomma, tutte le relazioni saranno volte a farvi vedere come questo non è un lavoro che si fa da soli, è un lavoro che si fa in collaborazione con altri gruppi. Questo ha, non lo diciamo noi, ma lo dicono tutte le casistiche nazionali e non solo, insomma, ha un aumento della sopravvivenza, quindi sul tumore della mammella, se trattato in centri dove la multidisciplinarità è la quotidianità. Ossia, il tumore della mammella non lo cura il chirurgo da solo, non lo cura il medico nucleare, non lo cura l'istologo né l'oncologo, ma lo cura il gruppo che tratta questa patologia. E quindi, come vedrete, insomma, parleremo un pochino tutti e ognuno ha un ruolo determinante nel trattamento e la cura di questo tipo di patologia. Vi ringrazio ancora e cominciamo. La nostra graziosissima psicologa che ci aiuta tantissimo con le nostre pazienti. E siamo tutti convinti che combattere la malattia sia un'altra delle armi fondamentali e non lasciarsi travolgere, insomma, quindi la psicologia, la psichiatria in questi casi aiuta non solo a sensazione, ma la dottoressa ci dirà che, insomma, aiuta veramente e noi che lo viviamo lo vediamo, insomma. Ora cercherò di stare in denti e taglierò qualcosina, credo. Ecco, perfetto. E voglio introdurre che questo argomento è originale e nuovo, quindi diciamo si sviluppa negli ultimi decenni in questa branca della psicologia che si rivolge alla psico-oncologia. E quindi mi sono avvalsa anche di manuali, di riferimenti teorici, non soltanto miei ovviamente. E ammalarsi di tumore è un evento traumatico che coinvolge tutte le dimensioni della persona. Comprendere a fondo qual è l'impatto della malattia e come la persona la vive è fondamentale per fornire ai pazienti la necessaria assistenza. Bisogna considerare che un paziente a cui è stato diagnosticato un tumore si sente inizialmente una paziente sola, in pericolo, in una costante situazione di incertezza e riguardo al futuro, e ha bisogno quindi di un riferimento e di un supporto valido e costante per sostenere un percorso diagnostico e terapeutico e trasformare un'esperienza negativa ed emotivamente difficile in speranza e strategia di lotta per continuare a vivere e possibilmente guarire. La malattia si pone come evento che minaccia e modifica bruscamente il percorso della vita precedente. Nel rapporto con i pazienti affetti da neoplasia è necessario lavorare sul mantenimento del sentimento di integrazione e di appartenenza. Inoltre, tener conto dei possibili pensieri di abbandono e solitudine e paura del giudizio altrui e di emarginazione. In particolare, il tumore della mammella incide, oltre che sullo stato di salute e di integrità della donna, sul suo aspetto fisico e sulla sua immagine femminile.
È facile che una donna che debba essere operata al seno abbia paura di perdere o di vedere alterata una componente importante della propria femminilità e che oltre ad andare in crisi sulla predittività di vita possa cadere nella castrazione e sentirsi menomata a seguito della diagnosi dell'intervento. Quando le comprensibili reazioni di ansia, paura e demoralizzazione, rabbia diventano troppo intense, è importante l'aiuto psicologico specialistico, senza timore di essere giudicati anormali o malati di mente o troppo vulnerabili. Il dolore psicologico, al pari del dolore fisico, è in tutto e per tutto un parametro vitale da monitorare durante il percorso della malattia e di follow-up. Il passaggio della salute alla malattia deve essere analizzato sia in senso trasversale, quel paziente con quel problema in quel dato momento, sia in senso longitudinale, quel paziente con la propria storia di salute e di malattia. Ci sono varie fasi, diciamo che possiamo cominciare da una fase pre-diagnostica, mi sono dimenticata di andare avanti e parliamo, così seguite un pochino meglio. La fase pre-diagnostica è caratterizzata ovviamente da ansia, agitazione, emozioni forti, intense e drammatiche. La totale assenza di queste emozioni deve far scattare negli operatori un campanello di allarme. Preoccupazioni e senso di incertezza sono normali. È compito del medico rassicurare e non sovraccaricare di informazioni tecniche e potenzialmente ansiogene nei pazienti, mentre lo psicologo deve consigliare alle pazienti la sospensione di ogni giudizio in attesa della diagnosi e favorire, nei limiti del possibile, una situazione di calma nella soluzione di problemi anche di ordine pratico, stimolando, pur nel mantenimento dello stile di vita abituale, una maggiore attenzione al proprio benessere per non aumentare lo stress. È importante in questa fase aiutare le donne a separarsi da eventuali vissuti negativi, di esperienze precedenti, nonne, zie, amici, con tumori, amiche, con tumori i cui esiti non sono paragonabili ai risultati attuali in termini di guarigione. È necessario informarle sui progressi che la medicina ha fatto nella tecnica diagnostica, chirurgica e terapeutica. È inoltre fondamentale elaborare con le donne il concetto di immagine interna, che lega la femminilità al vissuto complessivo della donna e non principalmente ed esclusivamente al suo aspetto esteriore. A volte capita però che la donna voglia scappare dal problema e non arrivare a una diagnosi, agendo un vero e proprio annullamento della situazione pur di non affrontarla. Oppure che razionalizzi pensando che non è niente, non c'è pericolo, non può riguardare lei, o peggio si dimentichi di fare ulteriori controlli. Atto un meccanismo di difesa patologico che, se non affrontato e risolto, può avere conseguenze gravi e ridurre drasticamente la compliance al trattamento. In alcuni casi prevale una sensazione di angoscia, che però può essere controllata in attesa dell'esito degli esami. È auspicabile un atteggiamento interno che porti a convivere con l'incertezza sulla propria salute, senza disperarsi, perché non dobbiamo aspettarci sempre e comunque brutte notizie. Il problema si può risolvere. Altre volte può predominare un atteggiamento pessimista che si può modificare con una buona informazione e l'elaborazione che l'incertezza e il non conosciuto non equivalgono a perdita di speranze sulla possibilità di vita e di guarigione. Va proposta l'elaborazione di un vissuto culturale antico che associava la parola tumore all'idea di incurabilità e morte sicura. A volte sono in gioco i meccanismi autopunitivi rispetto ad eventi del passato per i quali la persona si è sentita colpevole. Nella mia esperienza clinica ho incontrato una donna che, dopo una diagnosi di neoplasia al seno, rifiutava di fare ulteriori accertamenti e cure, pensando di meritarsi il tumore per una punizione divina, perché qualche anno prima si era sottoposta a un'interruzione volontaria di gravidanza. Secondo lei aveva ricevuto una giusta punizione ed era del tutto inutile contrastare il suo destino. Inoltre ci può essere qualche forma di grave depressione pregressa e silente che si sintetizza con un'idea di voler morire. Nella letteratura è riportato l'esempio di una signora rimasta vedova da poco che non voleva sopravvivere al marito.
ci possono essere anche sentimenti di vergogna e modalità sacrificali legati a una cultura del passato che porta a pensare che avere un tumore è come avere la peste. Si è sottoposti a un vero e proprio giudizio per giudizio sociale e si rischia di essere abbandonati anche dal proprio partner e dagli amici, perché spesso coloro che hanno un rapporto personale più coinvolgente e diretto non sostengono il peso di una diagnosi così importante. Si è osservato inoltre che il pensiero di essere segnati geneticamente, di avere un destino negativo prestabilito, se non ben elaborato, può intaccare e diminuire la motivazione e la capacità di affrontare e sostenere le cure. Parliamo della reazione alla diagnosi e alle terapie. Ci sono dei punti che potete leggere, vado avanti. Nella prima fase di shock è vissuta come una frattura del senso di continuità dell'esperienza dell'io. Alcune pazienti, per proteggersi dalla realtà troppo dolorosa, reagiscono attivando transitori meccanismi di negazione che li aiutano a dilazionare un confronto diretto e crudo con una realtà che non sono preparati ad affrontare. Poi la necessità di approfondimenti diagnostici, la visita con il chirurgo, l'anestesista, impongono un confronto a cui non si possono sottrarre. Questa fase, chiamata di reazione, può essere caratterizzata da sentimenti di rabbia o di aggressività generiche, o indirizzata nei confronti dei medici o di qualcuno che si ritiene responsabile della malattia. Oppure si possono verificare anche difese maniacali, di eccitazioni, di iperattività, di sentirsi sempre in forma anche quando non ci sono i presupposti. Da ultimo, la difesa ancora più preoccupante, risultato di una scissione dalle emozioni e dai vissuti, si manifesta come isolamento emotivo e indifferenza rispetto alla diagnosi, oppure nel peggiore dei casi con un vero e proprio annullamento del problema. Si fa sparire psicologicamente l'evento traumatico, non si va più dal medico e non si eseguono gli accertamenti necessari alla diagnosi e al trattamento. Anche quando la donna sembra aver accettato l'evento malattia, può sperimentare nel tempo sentimenti di rabbia e disperazione per il subentrare di problematiche di vita collegate al tumore, come per esempio licenziamenti, paura di separazione dal partner, abbandono degli amici, ricoveri per complicanze. Problematiche tanto più importanti quanto più ci sono situazioni personali disagiate. Possiamo raggruppare le varie reazioni rispetto alla malattia in tre grandi tipologie: individui razionali e pragmatici che cercano una soluzione ma non manifestano le proprie emozioni, persone più emotive che cercano un'accoglienza sul piano affettivo, individui evitativi che cercano di non confrontarsi con il problema. Durante il corso dei trattamenti medici, l'intervento psicologico è incentrato sull'accettazione e la graduale elaborazione degli eventi. La cadenza regolare dei controlli, preceduta ogni volta dal ritorno dell'ansia e preoccupazione nell'attesa del risultato dei vari esami, il trattamento profilattico a lungo termine, sono vissute dalle donne in modo ambivalente, sia come strumenti di protezione dalla malattia che come fattori di rischio e effetti collaterali sulla salute fisica generale. I diversi tipi di intervento sottopongono le persone a continui riadattamenti esistenziali. È necessario valutare ogni volta come il paziente recepisce ed elabora le informazioni e come affronta i vari interventi diagnostici, clinici e terapeutici, impegnandoci ad aiutarlo a reagire alla malattia. L'importanza dello stile di reazione in oncologia è uno dei fattori determinanti nel modulare la tenuta psicologica a lungo termine rispetto alla malattia. La qualità della vita dopo la diagnosi, la risposta e la compliance dei trattamenti antineoplastici e forse si sta cominciando a studiare anche il decorso biologico della malattia stessa. Ci si può avvalere in questa fase del concetto di resilienza. Wikipedia, si legge su Wikipedia, che in psicologia la resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici e di riorganizzare costruttivamente la propria vita di fronte alle difficoltà senza perdere la propria umanità. Le persone con un alto livello di resilienza riescono a fronteggiare efficacemente le contrarietà e a dare nuovo slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti. L'esposizione alle avversità sembrano rafforzarle piuttosto che indebolirle,
Bisogna concepire la resilienza come una funzione psichica che si modifica nel tempo, in rapporto all'esperienza, ai vissuti e soprattutto al modificarsi dei meccanismi mentali che la sostengono. Sempre su Wikipedia, alla voce psicoterapia, si legge della teoria della nascita di Massimo Fagioli, secondo la quale alla nascita, per fisiologia naturale, lo stimolo luminoso che colpisce la retina attiva il pensiero con la memoria fantasia del rapporto di tutta la pelle col liquido amniotico. Si realizza così la capacità di immaginare e di reagire di ogni individuo, substrato di sanità mentale come risorsa di tutta la vita. Allora, costruzione di un nuovo pensiero. L'adattamento alla malattia può anche trasformarsi in una crescita personale. Molte donne, dopo le terapie e la guarigione, affermano di aver imparato molto dalla patologia e di essersi umanizzate nella scoperta del giusto valore da dare alle cose e alla vita, privilegiando la ricerca di senso e di significato senza accontentarsi dell'apparenza. Ovviamente, le caratteristiche di personalità e le storie individuali facilitano l'adattamento o il disadattamento alla malattia. Individui con modalità flessibili di pensiero affrontano meglio l'evento patologico, proprio perché la malattia è un processo che richiede adattamento a continui cambiamenti fisici, relazionali, esistenziali. È importante capire, anche se ci sono state situazioni recenti e pregresse o pregresse particolarmente stressanti nella vita dei pazienti. Lo stress incide pesantemente sulla modalità di reazione, perché le donne particolarmente stanche o provate si ascoltano di meno e sono meno disponibili e capaci di investire su se stesse. Sono altresì importanti l'insieme delle relazioni interpersonali dei pazienti, sia intime che allargate, perché è facilmente intuibile che una ridotta possibilità di supporto nelle relazioni interpersonali si accompagna una minore possibilità di adattamento. È molto importante per questo dare delle risposte adeguate alla situazione contingente, ribadendo la transitorietà di queste condizioni. E finalmente parliamo di guarigione. Grazie alla diagnosi precoce per l'azione degli screening, per il cambiamento culturale avvenuto in questi anni, è notevolmente aumentata la percentuale delle guarigioni e una paziente può essere libera dalla malattia anche dopo molti anni dall'intervento o per sempre. Può sembrare scontato che la guarigione assuma il significato di ritorno alla norma e di ripresa del proprio percorso esistenziale in tutte le dimensioni che lo hanno caratterizzato e di graduale oblio del dolore e dell'angoscia legati alla malattia e alle terapie. Ma a volte gli esiti dell'intervento chirurgico, l'assunzione di terapie che può durare per qualche anno, ci ha appena detto la nostra amica, il protrarsi dei controlli modificano il senso di identità, la percezione di sé, il livello di autostima, la paura che il problema potrebbe può dar luogo a un senso di stabilità e di insicurezza, noto come fenomeno della spada di Damocle, che potrebbe diminuire o intaccare la capacità di progettualità del futuro. È intuibile che l'impatto del tumore e della mammella possa avere ripercussioni significative sulla percezione della propria immagine femminile, o peggio, sulla creazione dell'immagine di sé, se l'insorgenza si verifica in età giovanile. Nell'esperienza clinica ho fatto riferimento al concetto di immagine interna, illustrato sempre da Fagioli, in Istinto di morte e conoscenza, idea secondo la quale l'immagine interna si forma già nel primo anno di vita e si arricchisce e consolida nell'arco di tutta la vita. L'immagine interna non è data solo dalla percezione della propria realtà fisica, ma dalla memoria, cosciente e non cosciente, di tutte le esperienze, i vissuti, le emozioni, del proprio bagaglio esistenziale. Se una donna è femminile, come dimensione interna, cioè sensibile, intelligente, recettiva, capace di affetti reali, si è realizzato un proprio movimento interno ed esterno nella socialità e nella società, è bella, valida e amabile, anche se momentaneamente in difficoltà per la salute e l'estetica in senso formale. Una donna solida e preparata psicologicamente affronterà gli eventuali interventi conservativi e riparativi con un'altra consapevolezza e tenuta rispetto a chi non lo è.
due parole ancora, stiamo finendo, due parole sulla sessualità, che è importante, non se ne parla mai. Due parole merita l'argomento della sessualità. Nella donna alcuni farmaci chemioterapici possono determinare cambiamenti nel comportamento sessuale attraverso la modifica dei livelli ormonali e l'insorgenza della menopausa precoce, con i suoi sintomi che conosciamo bene. I cambiamenti dell'immagine corporea legati alla caduta dei capelli o all'alterazione del peso corporeo, le cicatrici sul seno, possono determinare nella donna il sentirsi meno attraente e sicura di sé, con ripercussioni sulla vita sessuale. Si può manifestare nelle pazienti la paura di non essere più attraenti e desiderabili, la non accettazione delle modifiche del proprio corpo, o la presenza di credenze erronee sulla trasmissione del cancro attraverso l'attività sessuale. Se c'è, è fondamentale la qualità della relazione della coppia. È importante creare un contesto comunicativo nel quale la paziente si sente legittimata a esprimere i suoi bisogni di riabilitazione sessuale e ricevere indicazioni per il recupero di una vita di relazione soddisfacente. Salterei un po' di cose, così un po' possiamo semmai inserire il dibattito se ci viene in mente, e passerei alle conclusioni, se non faccio nulla. Allora, riabilitazione e trattamento del distress, cioè dello stress accumulato, consistono nel favorire nelle pazienti la ricerca di una fantasia interna, una reazione del pensiero, che attivi e cerchi nuove risorse laddove ci sono tante difficoltà da superare e l'attività fisica è rallentata e limitata dalle terapie. Resistere all'avversità senza scoraggiarsi mai del tutto significa alzare e rafforzare le proprie difese immunitarie, sapendo razionalizzare le energie. Sentirsi in difficoltà fisiche senza perdere il filo della speranza, senza sentirsi morti dentro per un annullamento delle immagini e delle risorse psichiche, caratteristiche soltanto dell'essere umano. La vitalità del pensiero è rallentata e spesso in difficoltà, ma non smette mai di funzionare con la sofferenza del corpo, a meno che non ci sia un annullamento della realtà. È indispensabile che vi sia tra le pazienti e lo psicologo un rapporto interumano che, con le competenze specifiche, l'intuito e la capacità di fare nessi, riesca a portare al linguaggio articolato la conoscenza. Voglio ricordare una recente dichiarazione della Bonino a proposito di giornali da me condivisa, con la quale affermava il 13 gennaio, su vari giornali appunto: ho un tumore, come tanti altri, ma io non sono il mio tumore e voi non siete la vostra malattia. Per concludere, ritengo che la parola tumore inneschi in chi ne riceve la diagnosi una rivoluzione che stravolge le dimensioni e gli equilibri del mondo intorno. Dopo i primi momenti si può evitare che la malattia diventi l'epicentro e la misura della vita, nella consapevolezza che la medicina è cambiata molto negli ultimi 50 anni e la parola tumore non è più legata a quella della morte. Grazie. Bene. Io ti ringrazio tanto e ti ringrazio per il quotidiano, poi, che è quello che viviamo tutti i giorni quando ci sei, insomma.